membro del Comitato Articolo 32 per la tutela del diritto alla salute. Sì, grazie mille. Io intanto mi scuso un po' meglio, però parlare da seduto, se non mi disturba, ringrazio tutti i presenti, di molto piacere, insomma, non è la prima volta che veniamo da qui a parlare della questione che riguarda direttamente, insomma, la vostra struttura, la vostra casa di riposo, ma indirettamente quella che è l'organizzazione delle politiche sociosanitarie, insomma, del territorio. Ringrazio particolarmente questi ragazzi del Partito Democratico, per ricordare la prima volta che mi capita, 10-12 anni che veniamo a fare SIVEA, dei ragazzi si occupano e preoccupano degli anziani. Questo è un bel esempio, insomma, che dà anche fiducia per il futuro, insomma, no? Il tema della giornata era appunto quale futuro per la nostra struttura, per cui direi che, insomma, partiamo con il dire giusto dei ragazzi che si occupano del futuro dei propri anziani. Allora, in realtà, insomma, a parole così ci sarebbe rimasto poco da aggiungere, no, rispetto a tutti gli autorevoli interventi che sono stati fatti finora in questa sede, se non fosse che nessuno ha, secondo me, a nostro avviso, insomma, accettato quello che è il punto, perché parliamo di futuro, ma parlando di futuro dobbiamo un attimo parlare quello che è il presente, no? Le basi per il futuro, le basi veramente guardate non ci sono. Quando parliamo di anziani non autosufficienti, questo è il punto, parliamo di persone, è importante questo passaggio qua, è banale ma è importantissimo, parliamo di persone che sono per loro condizione, no, appunto, non autosufficienti, e che devono essere assistiti e curati in apposite strutture. Per cui sono ricompresi in quella che è una legge dello Stato che elenca quelli che sono i cosiddetti livelli essenziali dell'assistenza, ovvero un obbligo giuridico che lo Stato ha attraverso la regione, attraverso poi le altre, nei confronti dei propri concittadini non autosufficienti, di garantire per tutti, lo ripeto, che consigliere generale, per tutti, la quota sanitaria. Mi assumo le mie responsabilità e dico a tutti voi che la regione Veneto si sta comportando su questa materia in modo assolutamente illegittimo. La regione Veneto non sta garantendo assistenza sanitaria, non sta finanziando assistenza sanitaria a tutti gli anziani non autosufficienti della nostra regione. Un terzo di queste persone sono costretti loro, ahimè, e le loro famiglie, proprio c'è un'altra questione legale di cui parleremo dopo, a pagare cifre, guardate, assolutamente esagerate, 76 euro al giorno, Presidente, sono una follia, calcolarsi, a pagare dei 2.500 euro al mese per far curare, assistere e curare un proprio caro in una struttura. Questo avviene in spregio non solo una legge dello Stato che determina l'idea, ma alla nostra Costituzione, all'articolo 32 della Costituzione, perché la salute è un bene, vuol dire, appunto, assolutamente dire, universale, e la nostra Costituzione lo garantisce. Per cui c'è questo importante difetto da parte della regione Veneto che produce, guardate bene, un passaggio, il Presidente Zerbinati l'ha fatto, l'ha detto con molta onestà, nonostante sia, lo dico io, un autorevole del partito che attualmente sta governando la nostra regione, ha fatto un passaggio importante, ha detto che la regione Veneto, non pagando le biglietti, mi sta producendo un danno, perché ho 45 persone libero del mercato. Poi ha detto una giornata di assistenza all'interno della nostra struttura, perché per essere accreditata la struttura ha bisogno di rispettare tutta una serie di parametri, cioè dei costi, no? Adeguare il numero di personale, il numero di assistenza, insomma, tutto quella che è la struttura. Ha anche detto il costo vivo per garantire, no, i motivi per cui sono stati accreditati, sono adeguati assistenza, pari da 95 ai 100 euro al giorno. Ha fatto una stima, secondo me, bassa, l'ho visto di standard, parlo da 105 ai 115 euro al giorno. Poi capite bene che se mi entrano in terzo delle persone, 45 persone a libero mercato, io ci metto 25, 30, 35 euro al giorno, moltiplicate per 45 e moltiplicate per 365 euro al giorno, ecco i motivi. Ecco i motivi della carenza di bilancio, dopo è facile non prendersi, tra virgolette, lo dico in senso lato, con i lavoratori e i credi costati troppo, perché pretendete di fare dei figli, avete la maternità e devo curare la malattia, è troppo facile così, no? Preferisco fare un'indagine
400 di posto, come si usava prima, e poi passa in Italia. La zona grande che sviluppa le due direttive di specializzata, a seconda di due livelli, 49-56 euro al giorno, che costa questo valore, insomma, uso condizionale, che dovrebbero darvi e dare all'interno del tuo territorio vari assegni di infrastruttura che è un più adeguata. Non è neanche così, però lo sappiamo benissimo, insomma, che invece dall'altro è una cosa che viene gestita più a. Qualsiasi fa un sottoscrivere un impegno, ti dicono tu paghi il costo di quanto pagano, non lo dico.
tutta quella che è la del territorio, perché poi di conseguenza è vero, no? Passando i diritti, passando il salario, passando, ci sono delle ricadute incredibili nei territori dove ormai mai queste strutture spesso sono la prima realtà produttiva, perché hanno, sono le aziende che hanno un numero di dipendenti che hanno fondo del lavoro. Allora, dico, la prima azienda è l'ASO, la seconda è l'IRA, senza di dire, di questo stiamo parlando. Per cui, quello che stiamo cercando, sono come cittadini, io non sono tipo l'accademico, non sono qua a fare dire, lezioni a nessuno, però posso portare 10-12 anni di esperienza, non dico sempre anche che sarebbe scrivere un libro che non su quello che state guardate che stiamo raccontando, presentando il drammatico. Guardate che ci sono persone con ampi dati che dall'ospedale vengono trasferiti in queste strutture e sono costretti a guardare, ci sono persone a uno stato cronico, a uno stato di Alzheimer, persone che addirittura nei LEA sarebbero compresi 100% salutati, non dovrebbero pagare niente, perché l'Alzheimer è una malattia mentale, e un certo livello, ci sono comuni che pagano interazioni dirette a queste persone, che si chiedono i soldi della regione, e poi magari si rifiutano di pagare chi ha veramente bisogno. Allora, io credo che noi chiediamo uno sforzo di tutti, uno sforzo, un grande sforzo di tutti, ma per chi ha la responsabilità di pensare, per cercare di, voglio dire, sanare questo che è un gravissimo problema, questo che è il problema. Dobbiamo ricondurre il nostro territorio alla legalità, dobbiamo chiedere il rispetto delle leggi.